Ciao a tutti, come rilassarsi prima di parlare in pubblico? Sappiamo che parlare in pubblico è spesso una condizione di tensione emotiva, <coughs> è anche una paura. Dicono che negli Stati Uniti eh, dopo la paura della morte ci sia la paura di parlare in pubblico. Allora, quindi è importante imparare delle tecniche di rilassamento rapido per poter, diciamo, Riuscire a rilassarsi rapidamente, insomma, prima di dover parlare in pubblico. Quindi, che bisogna fare? Prima bisogna portare l'attenzione sul proprio corpo per verificare se ci sono dei muscoli contratti, perché i muscoli contratti eh, riportano, diciamo, ad una ad una contrattura mentale, una contrazione mentale. Fisico, corpo e mente sono strettamente collegati. Quindi, quando i muscoli sono contratti anche il corpo è contratto poi bisogna quindi eh, rendersi conto avere la capacità di portare l'attenzione sui vari muscoli del nostro corpo e sciogliere sciogliere i muscoli del corpo vuol dire sciogliere anche diciamo anche la nostra anche la nostra mente eh, quindi è importante tutti i muscoli del viso i muscoli delle spalle le braccia le gambe <coughs> poi un'altra cosa importante una volta che sta fatta quella è la respirazione, quindi fare dei respiri completi. Respiri completi cosa significa? Significa che l'aria deve entrare e riempire completamente i polmoni, quindi dobbiamo usare il diaframma. Quindi deve, dobbiamo mettere una mano sulla pancia, respirare, inspirare e sentire che questa mano viene spinta verso l'alto dalla pancia che si gonfia e poi eh, dobbiamo schiacciare leggermente la pancia per far fuoriuscire completamente l'aria quindi questo è importante poi dobbiamo ehm, crearci un'immaginazione quindi immago eh, me agere <ride> la magia agisce dentro di me immaginare è molto importante quindi dobbiamo immaginare delle situazioni eh, positive di successo fare quello che viene effettuato ricalco sul futuro eh, delle, delle situazioni di successo ovviamente parlando in pubblico quindi possiamo immaginare noi stessi che parliamo in pubblico e otteniamo raggiungiamo il nostro obiettivo questa è sono la parte fondamentale da fare prima però è un allenamento che dobbiamo fare costantemente facendolo costantemente lo assimileremo e riusciremo a raggiungere rapidamente degli obiettivi da un punto di vista, eh, vista sì, del public speaking. Però quella stessa tecnica potrebbe anche essere utilizzata prima di un appuntamento, prima di un appuntamento galante per comportarsi al meglio. Quindi mutatis mutandis sono tecniche che possono essere usate dappertutto. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e iscriviti al canale. Ciao!